Oggi il mio compito è abbastanza apparentemente semplice. Devo raccontare come è fatto questo progetto, da come è nato e come si è sviluppato e perché abbiamo fatto questa cosa. Voglio partire da un'immagine, che è l'immagine della città di Aix-en-Provence. Magari molti di voi la conoscono, ma qualche parola la devo dire. Sapete che è una città romana che si chiamava Quercetia, è stata fondata nel 120 a.C., eccetera, e poi è diventata la famosa sede di Roberto d'Angiò, una città quindi fondamentalmente medievale, perché tutti i grandi monumenti sono di tipo medievale. Ma poi è nata un'università nel 1406 già. E poi la cosa interessante è che è diventato a un certo punto arcivescovo. Un tale si chiamava Michel Mazarin, che era il fratello del Mazarino famoso che era il ministro di Luigi XIV, quindi qualche potere ce l'aveva. E allora ha deciso di fare un ampliamento della città che aveva avuto anche un grande successo. La parte inferiore che vedete si vede molto bene, c'è una riga che distingue le due parti della zona centrale della città, la parte superiore è quella di tipo medievale, che è molto importante, e la parte inferiore che ha un disegno seicentesco, fatto da un architetto che si chiamava Jean Lombard, che è stata poi realizzata in un numero di anni relativamente piccolo, vediamo pure quella dopo. Ecco, questo è un disegno fatto nel 66, 1666, e nell'80 era già tutto realizzato e oggi si presenta perfettamente conservata, abitata, funzionante come una città. Perché comincio a parlare di un edificio a partire dalla pianta della città? Forse questo chiede qualche spiegazione. Chiede qualche spiegazione, le spiegazioni non sono precisamente proprio specifiche del rapporto tra questo edificio e la città, che verrà poi, voglio dire, spiegato più avanti, quanto da una serie di principi che riguardano un po' la condizione della mia generazione, la cultura della mia generazione. Cioè, la mia generazione, io mi sono laureato nel 52, quindi la mia generazione è una generazione che è stata, come dire, in cui il problema del rapporto tra la tradizione, che noi riteniamo positiva del movimento moderno, e la questione che riguardava il contesto fisico, sociale e storico, era diventata il problema centrale da risolvere. C'era stato nel 1951 un grande convegno molto famoso a Hoddesdon, in Inghilterra, del CIAM, a cui avevo avuto la fortuna di partecipare ancora studente, che aveva come titolo The Core of the City, il centro della città. E questo la diceva lunga sul fatto che il problema centrale era diventato quello del rapporto tra il nuovo e l'esistente. Un rapporto che sembrava, io credo, solo un po' apparentemente, perché in realtà poi la storia del movimento moderno è molto complessa, è tutt'altro che dimentica della storia stessa, anche se gli atteggiamenti, diciamo, di tutte le avanguardie sono atteggiamenti che sembrano contro una certa interpretazione della storia, che era quella dell'Accademia, era quella eclettica che era arrivata loro. Però questa relazione, diciamo, è una relazione che per la nostra generazione è stato un problema che noi ci siamo portati sulle spalle per molti anni, insomma, direi per 50 anni, forse anche oggi. Il problema naturalmente era che noi, come dire, partivamo da una critica ad alcuni aspetti del movimento moderno, critica positiva, ma ad alcuni aspetti, prima di tutto quello dell'interpretazione positivista del movimento moderno o stilistica, che erano le due cose che erano nate dopo gli anni 30 e che quindi avevano costituito, diciamo, due deformazioni, a nostro avviso, insomma, avviso del gruppo di cui io facevo parte, che non era solo un gruppo italiano, perché avevo la fortuna, ho avuto la fortuna appunto di andare a Hoddesdon, di conoscere un po' tutti i grandi del movimento moderno, ma soprattutto di conoscere i signori che avevano la mia età e che sono ancora oggi quelli che sono rimasti in vita, amici miei, con cui ancora discuto. Questa critica positiva, diciamo, al movimento moderno, ovviamente muoveva dall'idea che non solo che la storia, diciamo, il contesto, eccetera, come dicevo, sono importanti, ma che erano dei materiali del progetto. Quando dico materiali, naturalmente intendo qualcosa che va al di là del cemento, della muratura o del ferro. Io intendo per materiale tutto ciò che,
come dire, viene coinvolto, diciamo, dal punto di vista della fondazione del desiderio di muovere una possibilità attraverso il progetto, di indicare un certo serie di significati. Ovviamente questo discorso è un discorso che si incrociava con molte cose della cultura, tempo degli anni 50, come voi sapete, nel tempo del neorealismo, per esempio in Italia, ma subito dopo, pochi anni dopo, è nata la crisi del neorealismo stesso, insomma, e quindi ricordo che Lucas ha scritto il suo libro nel 57, il famoso libro sulla critica, il rapporto critico con la realtà, quindi non più il rapporto con la realtà, ma il rapporto critico con la realtà, che è un problema molto diverso. E quindi tutto questo era diventato, diciamo, un elemento di grande discussione, anche perché allora, come giovanotti, certo costruivamo poco, c'erano poche cose da fare, non era molto, c'era una generazione prima di noi con cui avevamo una relazione positiva, molto importante, critica ma molto positiva, diciamo, con la relazione con questa generazione in Italia e fuori d'Italia. Il numero degli architetti era un numero relativamente limitato, diciamo, anche considerando gli architetti di tutto il mondo che ci conoscevano, eccetera, non superavano la cinquantina, quindi le quantità erano anche quantità, in un certo senso, dominabili in qualche modo. Ecco, da tutto questo naturalmente nasceva il fatto che anche il problema del paesaggio, dell'antropogeografia entrava in questo discorso, soprattutto per merito, devo dire, dei francesi, perché sono proprio i francesi che hanno lavorato su questi argomenti e che hanno consegnato a noi molte idee sul tema, sul modo col quale si può concepire, diciamo, la natura in quanto antropogeografia. E questo era, diciamo, pensato come una specie di modo di essere della storia, se si vuole, specialmente proprio la geografia francese, la geografia storica francese, quella di Annal, aveva portato avanti questa idea che noi in qualche modo abbiamo cominciato a discutere, a mettere sul tappeto, considerare quindi che il terreno su cui si costruiva, questo terreno dell'antropogeografia, che quindi come forma della storia, era un terreno che era ineliminabile, era il nostro terreno di fondazione, che aveva anche il vantaggio di lasciarci responsabili per quanto riguardava le scelte e le direzioni da prendere, perché una volta appoggiati sul terreno noi potevamo prendere qualsiasi tipo di direzione. E quindi, voglio dire, questa idea comportava anche una coscienza, diciamo, di questa condizione, che faceva sì che noi interpretassimo, per così dire, la nozione di creatività, che oggi è talmente diffusa che, con tutto il rispetto dei parrucchieri, anche i parrucchieri, se non sono creativi, non riescono a farci neanche una lira, ma voglio dire, la creatività era concepita come una forma di modificazione. Cioè, noi sappiamo di essere figli di qualcuno, questo non ci impediva di essere contro nostro padre, come è logico, come Freud ci ha sempre insegnato, ma non ci lasciava fuori dalla coscienza, diciamo, di questo rapporto di figliolanza e di essere poi, di diventare poi a nostra volta padri. E questo era un problema che naturalmente aveva una serie di conseguenze, comportava una serie di conseguenze. Per esempio, la necessità della costituzione di un fondamento, cioè che questo rapporto tra fondazione e fondamento si verificasse proprio nel concreto del lavoro dell'architettura, come confronto appunto con la condizione sulla quale ci si muoveva e col desiderio di cambiamento di questa condizione. Poi negli anni successivi, soprattutto negli anni 60-70, è stata una grande ventata, come dire, anti-ideologica. La gente che era più giovane di noi, che è intervenuta con un atteggiamento fortemente polemico contro la nozione di ideologia, secondo me con una confusione, perché l'ideologia, come voi sapete, è sempre stata nella filosofia la scienza delle idee, ed è solo con Marx che si è capito che poteva anche essere la scienza della falsa coscienza delle idee, ma queste due cose non erano tanto ben distinte, e quindi c'era una specie di ventata anti-ideologica, e quindi antistorica, anticontestuale e così via. E soprattutto col fatto che il tema della coscienza della storia aveva sollecitato anche, non solamente in Italia, ma soprattutto a partire dagli Stati Uniti, il tema
del disegno urbano, e quindi del rapporto tra le cose, della relazione tra le cose, pensando che lo spazio tra le cose è importante come le cose stesse, quindi come tale va difeso come spazio, non va privatizzato, cioè la privatizzazione è uno degli elementi di privazione dello spazio stesso, e quindi c'era, diciamo, un grande interesse da parte nostra, il quale interesse non rifiutava neanche tutta la tradizione dell'utopia, che era stata molto importante, diciamo, per quanto riguarda la prima metà del secolo, ma naturalmente metteva da parte quelle che noi chiamavamo le utopie tecnologiche, cioè quelle che pensavano che la tecnologia fosse, cioè, o la rappresentazione metaforica della teologia, della tecnoscienza, chiedo scusa, fosse un modo attraverso il quale si poteva pensare a un futuro che fosse un futuro la cui destinazione fosse, come dire, legata fondamentalmente allo sviluppo della tecnica. Noi pensavamo che la tecnica era un mezzo con la propria storia, ma comunque un mezzo, e che noi invece avevamo dei fini che erano dei fini diversi, che utilizzavano la tecnica come mezzo. Invece avevamo una grande passione per la città per parti, noi abbiamo, non dico riscoperto perché è come riscoprire l'acqua calda, siamo d'accordo, ma ex la città di cui vi parlavo è una città che è fatta di due parti, ognuna delle quali ha un disegno molto preciso, e quindi noi siamo andati per molti anni alla caccia di questa città per parti, come era, non so io, Bath per esempio, che è una città che era fatta di parti straordinariamente ben individuate ed altre con un'individuazione diversa, con questa idea del disegno come regola o come rapporto con una regola che molto spesso proveniva da un'idea di condivisione della regola, con tutte le proprie eccezioni naturalmente, quindi anche con l'idea che ovviamente la relazione tra monumento e tessuto era la relazione appunto tra, anche condivisa, tra valori urbani, che erano anche i valori della memoria, i valori della permanenza e così via. Questa idea della permanenza era un'altra degli elementi che, come dire, intervenivano, diciamo, nella nostra cultura, la cultura della mia generazione, e quindi noi abbiamo sempre pensato che l'architettura, in quanto pratica artistica, facesse delle opere che erano delle metafore di eternità, non è che avessero, come dire, sa, si va bene che le cose del mondo cascano, cadono, si trasformano, ma questa idea della metafora di eternità era un'idea che cercava di contrastare proprio l'altra idea, diciamo, del pensiero scientifico, che invece ha come dovere di superare se stesso continuamente. Quindi invece noi pensavamo che un lavoro di Picasso non è il superamento di un lavoro di Poussin, è un'altra cosa, è la formazione di un altro oggetto, che è quindi un'altra proposta che riguarda l'insieme della coscienza del mondo. Allora, tutte queste questioni un po' complicate che ho cercato di riassumere in modo molto, molto schematico stanno alla base anche di certe battaglie che poi si sono combattute dopo gli anni 70, con la nascita, diciamo, grosso modo, del postmoderno, contro appunto, per esempio, l'ideologia della provvisorietà, o della provvisorietà come valore veramente, oppure contro l'architettura come appunto una metafora della tecnologia, oppure contro l'idea, come dire, della bizzarria non necessaria e dell'idea, diciamo, che ognuno potesse produrre liberamente, che ci fosse una specie di pulsione estetica individuale che non avesse niente a che vedere con la realtà, o perlomeno che facesse finta di non avere niente a che vedere con la realtà. E così come c'era una grande polemica contro quelli che negavano la nozione di regola, negavano la nozione di misura, mentre noi sostenevamo che anche le eccezioni sono le eccezioni proprio perché esiste una regola, e senza regola l'eccezione non si può misurare. E infine contro quell'immagine che è diventata il grande problema attraverso il trionfo delle comunicazioni materiali, naturalmente della comunicazione è diventata rapidamente comunicazione mercantile, però, e quindi la flessibilità è anche una flessibilità mercantile, cambiamento di immagine, non è un cambiamento sostanziale di strutture, ma cambiamento di immagine, è l'idea della calligrafia contro l'idea del linguaggio. Cioè, praticamente questo era lo schieramento di alcuni di noi, di un gruppo di noi, che sono rimasti, diciamo, di questa idea, non parlo solo appunto dell'Italia, la quale evidentemente si è andata in minoranza col trionfo, diciamo, del postmoderno, anche se tutti noi abbiamo considerato, a partire anche dall'idea di Samson, di
Renan, di Habermas, di, non so, di Harvey, tutti questi pensatori che alla fine degli anni 70, all'inizio degli 80, hanno, come dire, discusso del problema della nozione di postmoderno, noi avevamo accettato questa idea che il postmoderno fosse la rappresentazione positiva e conveniente, cioè senza costruzione di distanza critica, della cultura che era trionfante, che era la cultura del capitalismo finanziario globale e neocoloniale. E a partire da questi concetti, secondo me, che si può guardare al lavoro che abbiamo fatto, o dei limiti, se volete, perché queste idee sono anche delle regole, sono dei limiti che forse non consentono di tenere aperta sufficientemente la propria intelligenza, la propria attenzione, sul dubbio, sulle difficoltà di portare avanti queste questioni, dubbi che naturalmente sono più che legittimi, ma che in qualche modo devono essere, come dire, condotti a una possibilità di misurarli attraverso proprio al lavoro di architettura. Torno a Aix-en-Provence e vi dico che il mio rapporto con Aix-en-Provence è un rapporto molto lungo e molto passionale, perché nel 1953 c'è stato il secondo CIAM dopo quello del 1951, a cui ho partecipato finalmente col titolo di architetto qui sul fianco. Ecco. Ed è stato un CIAM molto interessante, per il vero CIAM della crisi è stato il CIAM del 1953, perché io ho assistito da spettatore assolutamente a un tavolo di pranzo dove c'erano alcune persone che poi sono quelli che hanno fondato il Team Ten e che hanno discusso duramente con Corbusier da una parte, con Rogers dall'altra, con altre persone, intorno a questa crisi, diciamo, che di fronte al quale l'ideologia della modernità o l'idea della modernità poteva essere così considerata. Poi quell'anno è stato l'anno anche in cui da Aix siamo andati a Marsiglia, mezz'ora di distanza, per l'inaugurazione dell'unità d'abitazione del Confart di Corbusier. Lì c'era Delmondo, Picasso, Leger, tanta gente e via di seguito. E questo è stato il mio primo incontro con Aix-en-Provence. Poi dall'89 ho fatto un concorso, qui c'è un'illustrazione, era un concorso che abbiamo perso, che ha vinto il mio amico Boigas, no, insomma abbiamo perso noi, un concorso per l'estensione, diciamo, dell'asse centrale che divide appunto la parte seicentesca da quella medievale, l'estensione del Cours Mirabeau verso il concorso di Sextus Mirabeau. E lo faccio vedere perché si vede lì dall'alto che viene dall'alto la fine del Cours Mirabeau, la piazza rotonda e poi l'accesso di un nuovo asse che poi tutto sommato in modi diversi ma si è costruito e alla fine del quale è come dire, collocata il nostro tipo di intervento di cui parleremo. Poi ho frequentato molto Aix, in particolare per ragioni che riguardano il Festival della Musica. Io ho anche questo vizio di essere un musicomane fissato e quindi vado molto spesso, andavo molto spesso, conoscevo poi quello che è diventato l'attuale responsabile della Scala, Stéphane Lissner, che era invece responsabile del Festival, che era un festival molto importante in tutta Europa, molto, molto noto. Bene, dopo il concorso, noi abbiamo fatto delle altre esperienze che riguardano il teatro, un altro paio di esperienze. Una a Lisbona, nel 90-91, teatro di 1600 persone all'interno di un contesto molto complicato, insomma, ma però che è stato abbastanza un progetto interessante. E vediamo anche quella dopo. Questo è l'esterno dell'insieme di cui poi fa parte il progetto e poi, come voi sapete, perché siete di Milano, il teatro di Arcimboldi, che è un teatro che ha lottato, che vediamo quella dopo, ecco queste due, che ha lottato con un problema che è il problema della scala, della dimensione, perché uno dei grandi problemi dei teatri è evidentemente, se si vuole, come dire, far fede alla regola, diciamo, di una distanza sia visiva che acustica misurata, bisogna che, se non si vuole ricorrere naturalmente all'acustica rinforzata, è una difficoltà, è proprio questa, insomma, quella di avere una dimensione che permetta, diciamo,
una soluzione sia acustica che visiva che metta quasi tutti nelle stesse condizioni o quasi in condizioni analoghe. Questa è una delle grandi difficoltà, ma le difficoltà per fare un teatro sono moltissime. Sono difficoltà prima di tutto proprio ancora di carattere musicale, perché oggi, una volta i teatri erano altamente specializzati, erano costruiti con l'idea che ciò che si faceva sarebbe stato per l'eternità, anche loro lo facevano, e quindi che la musica dell'Ottocento fosse sempre la musica dell'Ottocento, che la musica del Settecento fosse quella musica del Settecento. Invece un'orchestra del Settecento e un'orchestra dell'Ottocento sono molto diverse dal punto di vista quantitativo, acustico, dimensionale, del problema delle scenografie, tutte queste questioni. Ancora di più se si pensa da un lato a Monteverdi e dall'altro a Luciano Berio, dove le esigenze sono ancora diverse. Allora, fare un teatro che permetta, diciamo, l'uso di tutte queste difficoltà, di queste esigenze, è uno dei grandi ostacoli dei teatri contemporanei. Poi ci sono degli ostacoli evidentemente di carattere proprio funzionale, perché un funzionamento di un teatro è il funzionamento di una macchina molto complessa, molto complicata. E qualche volta ci si lascia prendere dall'idea di costruire, diciamo, il teatro come macchina. Persino il Total Teatro di Gropius si era un po' immaginato come una grande macchina, insomma, che rispondeva al problema, diciamo, della grande difficoltà funzionale e che quindi faceva di questo, diciamo, il perno, diciamo, anche della formalizzazione. Peraltro la risposta a questo è stata negli ultimi 20 anni o 30 anni tentativo di fare del teatro molto spesso una specie di grande sculturona, indipendente da tutto quello che avveniva intorno, un po' indipendente dai contesti e dalle storie, e anche questa è una questione su cui naturalmente bisogna cercare di difendersi. Qual è stata la nostra proposta? Ecco, noi abbiamo prima di tutto avuto un altro complicato problema, è il problema del terreno. Questa, diciamo, illustrazione che vi faccio vedere, un'illustrazione che fa vedere, diciamo, grosso modo il terreno è quello che sta tra, ecco, è questa parte, terreno che avevamo a disposizione, con una differenza di quota fortissima, una ferrovia che passava in questa posizione, un sottopasso che è poi l'ingresso praticamente alla città storica, dall'esterno, dal sud a Marsiglia, con un roundabout e con questa soluzione che naturalmente da qui in avanti si riconnette con il Courmirabeau di cui vi parlavo prima, e quindi il problema era quello di cercare di mandare insieme questo sistema e di utilizzare questo spazio per il suo carattere specifico. Il contesto non era dei più facili anche dal punto di vista architettonico, perché c'erano molte cose molto disparate intorno anche dopo, quando è stata completata questa parte, e quindi questo era uno degli elementi, diciamo, anche questi di difficoltà, diverse quote, il problema, diciamo, degli ingressi, degli accessi, il rapporto con la città e così via. Allora, cosa abbiamo fatto noi come proposta? Abbiamo cercato di trasformare questi in vantaggi. Prima Andrea Di Franco ha un po' anticipato la mia particolare passione per Cézanne, che è una vecchia passione, perché come lui anche ha ricordato, io mi ero cominciato a interessare al problema Cézanne molti anni fa, nei primi anni 80, per via di un'amicizia che avevo con Derrida personale, ma insomma con la quale ho discusso molte volte proprio di questo problema e di questo suo libro La Vérité en Peinture, di cui poi ho scritto un articolo, e adesso ancora di recente ho fatto un altro librettino che riguarda proprio questo problema del rapporto tra Cézanne e architettura, sapendo bene che a Cézanne dell'architettura non gli importava assolutamente niente, come nessuno degli architetti impressionisti e gli architetti dell'Ottocento erano tutti lontanissimi dall'architettura, ma comunque ho cercato di far riflettere su questo argomento. Che cosa vuol dire parlare del paesaggio? Un po' è stato detto, ma insomma lo richiamo molto rapidamente, è cercare di rivelare, diciamo, la costituzione storico-geologica di questo paesaggio, e l'idea che questa storia e geologia, attraverso, diciamo, il limite, la regola della tela, della costruzione della tela, possa costituire un messaggio anche di trasformazione possibile, di interpretazione che rappresenta una trasformazione. Perché in quel famoso libro di cui si parlava prima, La Vérité en Peinture, naturalmente
Cézanne poi non l'ha mai confessato quale fosse l'idea della verità in Petrus, l'ha sempre tenuto nascosto accuratamente, ma quello che non è nascosto è quello che lui ha costruito, poi ha fatto. Allora, a noi sembrava che l'idea di paesaggio potesse essere, diciamo, un punto di partenza importante per quanto riguarda una certa interpretazione nuova del paesaggio. E abbiamo cominciato a lavorare da questo punto di vista. Il concorso era un concorso un po' meglio di quelli che si fanno. Io non ho nessuna fiducia nei concorsi, penso che i concorsi oggi non siano più quello che erano stati 30 anni fa, una specie di sezione significativa dello stato della cultura con delle differenze di opinioni. No, questo non succede più. I concorsi sono diventati uno strumento, non sono neanche uno strumento per far accedere ai giovani alla professione, non mi pare proprio, perché molto spesso poi sono richieste una serie di condizioni per partecipare ai concorsi, sono condizioni molto gravose che possono essere sviluppate solamente portando molto avanti la professione. Ma in Francia sono un po' meglio nel senso che sono, tanto la gente ha più senso dello Stato, poi ci sono le società di economia mixta che mettono insieme privato e pubblico e che gestiscono, diciamo, nei comuni e nelle regioni, per esempio i concorsi stessi, e quindi li mettono un pochino a riparo, diciamo, dei vari tiri che così avvengono. Soprattutto ci sono dei programmi molto precisi, ecco, e dei tempi molto precisi. Questo, come ci ha invitato spesso a fare concorso in Francia, ha evitato spesso che facessimo concorso in Italia, perché sappiamo che in Italia tutto questo poi sia ancora più degradato. Comunque, noi siamo andati a questo concorso e abbiamo cominciato vediamo quello prima ancora un momentino. Ecco, siamo andati lì e abbiamo cercato di immaginare che la versione del teatro potesse essere quella più antimonumentale che si poteva immaginare, cioè costruire un terreno a diverse quote, che fosse, come dire, di nuovo una specie di forma di total theater, se volete, perché naturalmente il pubblico poteva impadronirsi di qualsiasi superficie, diciamo, era veramente tutto pubblico questo terreno. L'esterno e l'interno dava delle occasioni anche di interpretazione nuova del teatro, perché, voglio dire, il teatro oggi, rispetto a quello che è il teatro dell'Ottocento, ha fatto delle grandi trasformazioni, bisogna mettere nelle condizioni di poter agire non solo all'aperto, ma in condizioni diverse, con partecipazioni diverse, imparare qualche cosa dal teatro di strada. Ci sono molte cose che si possono immaginare. Ma quello che noi volevamo è che quella differenza di quota che voi avete visto in quell'orribile fotografia, approfittare di quel punto per poter da lì, voltandosi, vedere proprio la grande montagna che sta in fondo, cioè la montagna di cui è, come dire, che è stato il grande soggetto per molto tempo nelle pitture di Cézanne, che è quella, questa è la terrazza superiore quando una volta costruito, vediamo quella dopo. Allora noi abbiamo proposto un plastico, diciamo, in cui naturalmente si faceva ricorso a una serie di percorsi che potevano dalla città poi salire man mano sulle varie terrazze abitabili con diverse funzioni, con la possibilità che ci fosse al primo piano un ristorante, che al piano terreno dove c'è quel cerchio ci fosse eventualmente la possibilità di fare del teatro all'aperto, così per i teatri, per la parte superiore, e infine su quell'ultima terrazza superiore, che era quello a cui facevo accenno prima quando parlavo della sua restituzione al paesaggio stesso. Vediamo quella successiva. Questo è il rendering che noi abbiamo fatto, che naturalmente cancella tutte le circostanti in un modo un po' colpevole, perché circostante è molto difficile, molto complicato, ma qui abbiamo ceduto anche un po' l'idea che in qualche modo il monumento si vedesse un po', insomma, si potesse riconoscere che esisteva un edificio nel quale anche le persone della popolazione potessero riconoscerci, perché questo è un altro problema, che naturalmente quando uno costruisce una cosa di questo tipo non serve molto fare delle riunioni di partecipazione collettiva per capire quali sono le direzioni, bisogna rischiare un'interpretazione e vedere se questa interpretazione poi viene accettata o non viene accettata. Molto rischioso, perché anche da parte degli enti pubblici, come dire, si sa che se non viene accettata diventa un problema. Per fortuna la nostra proposta poi, quando è stata costruita, è stata fortemente acquisita dalla città, è diventato un elemento a cui si fa riferimento
quando si chiede una strada, vi dicono, vede là, fin dove arriva, dove il teatro, poi giri a destra, eccetera. È diventato un elemento. Vediamo quella dopo. Questo, diciamo, è sempre un altro rendering che noi abbiamo fatto per quanto riguardava il problema del concorso, e poi un plastico che noi abbiamo fatto per far capire, diciamo, la complessità della struttura interna del sistema, la sovrapposizione degli elementi. Perché uno dei grandi problemi, naturalmente, anche nelle volumetrie dei teatri, è la predominanza di tutto il volume, diciamo, tecnico che riguarda il palcoscenico. E qui noi abbiamo cercato di fare in modo che questo volume in qualche modo rientrasse all'interno di questa idea di costruire un terreno nuovo, con un carattere diverso, un terreno abitabile, uno spazio pubblico abitabile. Ecco. La costruzione, ecco, questa è una planimetria, no, bisogna che faccio vedere questa planimetria prima, perché un altro elemento importante naturalmente era la connessione tra la posizione del teatro che voi vedete in costruzione e poi lo vedete in planimetria, nei confronti dell'asse centrale da cui parte il Culmirabò, e quindi della connessione ancora col vecchio progetto di continuità tra le due parti della città. Vediamo quella successiva. Le piante, vi racconto un po' rapidamente, ma prima voglio raccontarvi della costruzione. La costruzione è stata molto rapida perché in 2 anni siamo riusciti a finire tutto il teatro. Era assolutamente necessario per delle ragioni politiche, che non so bene quali fossero, ma erano naturalmente necessarie. Ed era una costruzione interessante perché noi intanto abbiamo dovuto fare i conti con un'equipe molto complessa, dove c'erano evidentemente tutte le strutture di ingegneria fatte dai francesi, dello Théâtre francese, che erano molto importanti. C'era il nostro acustico, Daniel Cominsky, che è un russo trasferito in Belgio e poi in Francia, che è quello che ha curato anche gli Arcimboldi. Poi c'era il nostro uomo sul posto, che era Paolo Colao, che per fortuna in quell'occasione poi noi abbiamo messo addirittura uno studio vicino a Aix-en-Provence. E poi c'erano economisti, c'erano problemi degli specialisti del palcoscenico, problemi diciamo di tutta la direzione di cantiere, degli istituti come i Veritas, che sono istituti pubblici che fanno i controlli per quanto riguarda l'agibilità, la funzionalità e così via. La cosa poi strana, curiosa, è che abbiamo a un certo punto il cantiere ha dovuto assumere un interprete, perché c'erano moltissime persone che venivano in generale un po' dal sud dell'Africa e da una zona un po' particolare, quindi non ci si capiva. Il problema era che bisognava trovare qualcuno, ho dovuto assumere un interprete per andare avanti. E la planimetria, la pianta, uno la deve guardare con una certa cura, perché è una pianta molto complicata, molto complessa, dove diciamo intanto la planimetria molto irregolare del terreno conta enormemente, e all'interno di questo poi questo desiderio di schiacciamento di tutto il sistema in modo tale che ci fosse, senza sacrifici per quanto riguarda gli interni, una partecipazione, diciamo, di tutte le parti e una possibilità di interpretazione diversa delle parti stesse. Per quanto riguarda, ecco, questa è la sezione complessiva, sulla parte che c'è l'ingresso, con voi lo potete mai riconoscere. Nella parte centrale, molto nascosto, molto messo poco in evidenza, c'è proprio tutta la zona che riguarda il vera e propria sala principale del teatro, un palcoscenico qui dietro, qui ci sono una serie di servizi, qui sotto poi ci sono tutti i servizi tecnici, l'ingresso invece è da questa parte, il centro urbano è in quella direzione, e da qui c'è il primo spazio circolare nel quale poi avvengono anche degli eventi teatrali, e poi da lì invece si entra, c'è un atrio nella parte che poi vi farò vedere, e poi il teatro nel suo insieme. 2 regole. L'esterno doveva essere tutto fatto con una unica pietra e nient'altro che quella. Una pietra locale che era bellissima ma costava troppo cara. Abbiamo trovato poi in India una pietra che era assolutamente uguale, costava esattamente un terzo, quindi abbiamo dovuto naturalmente rivolgerci all'India, questo si capisce. Questa era la prima regola. La seconda era una regola di grande difficoltà, che riguardava il passaggio laterale della ferrovia.
perché la ferrovia voleva dire vibrazione, quindi questo era un problema molto complicato. Allora abbiamo dovuto fare le cosiddette boîte à ressort, cioè le molle che in qualche modo permettono di assumere, diciamo, le vibrazioni che provengono da una massa che sono 19.000 tonnellate, che non sono piccole, e che permettono di ridurre qualsiasi vibrazione di sopra gli 8 Hz, non si sente più. E quindi questo è stato un costo ulteriore, è una complicazione naturalmente tecnica ulteriore. Vediamo quei molloni che sono. Questa è l'altra sezione nell'altro senso, un po' più avanti, palcoscenico, tanto per dare un'idea della complessità, e più avanti ancora. Ecco, questi sono i grandi boîte à ressort che tengono al di sotto tutto il teatro per poter permettere questo tipo di assorbimento. Il cantiere. Cantiere, come vi dicevo, è durato 2 anni con una impresa molto, molto precisa, molto con una vera impresa industriale, cioè non un'impresa che a sua volta poi ripassasse ad altre imprese, altre. No, questa è un'impresa abbastanza piccola, che vive poco lontano, sempre nel sud della Francia, che ha lavorato in un modo molto, molto bene, insomma. Noi abbiamo avuto un controllo abbastanza preciso su questo perché avevamo 2 persone, una che faceva la direzione dei lavori e l'altra colà che faceva la direzione artistica, ma la distinzione è assolutamente formale e, come dico, in 2 anni siamo riusciti a chiudere. L'intorno, come voi vedete, è un intorno abbastanza complicato, abbastanza irregolare, che ancora oggi sta subendo delle trasformazioni perché stanno facendo la biblioteca dietro, hanno fatto un grande edificio per la danza di fianco e così via. Vediamo quella successiva. Ecco, questo è l'edificio finito nello stato attuale. Qui di fianco c'è questo elemento che ha fatto un architetto, uno spazio per la danza, l'inizio della biblioteca che sta sviluppandosi di qui, e questo è tutto l'insieme che voi vedete, che approfitta di questa. La ferrovia è stata coperta, si passa qua sotto, qui ci sono gli ingressi di servizio, il volume che si vede è il volume della parte di servizio. Poi si sale e si entra praticamente alla quota in questa posizione, oppure si sale ancora e da questo lato invece c'è una discesa, il terreno, insomma, con la corte aperta è quella che indica in qualche modo l'ingresso e anche la possibilità di poter utilizzarla, e le 2 rampe danno un'indicazione precisa della direzione nella quale si sviluppa poi l'asse che va poi verso il centro della città. Se vedete, ecco, questo è l'asse, come dire, le 2 rampe che avete visto prima, visto da quell'asse che poi congiunge con una piazza rotonda, che è una piazza che connette questo asse con quello del principale, che è quello del Courmayeur. Vediamo quella successiva. Ecco, come voi vedete, sì, l'edificio è quasi sparito, quasi non è riconoscibile. È un insieme di sistemi, di passaggi che permettono di poter salire e utilizzare diversamente. Devo dire che l'utilizzazione pubblica è molto forte, molto più che non l'attività teatrale all'esterno, ma insomma è stato un successo da questo punto di vista. Tant'è vero che adesso devono, come dire, provvedere a chiudere certe parti perché sennò di notte è sempre occupata perché è l'ultimo terrazzo dove c'è questo bar ha avuto un successo veramente notevole. Poi vediamo quella dopo. Ecco, queste qui sono persone che salgono e scendono, tanto per dare un'idea. Un elemento importante, come voi vedete, è che la trama, ne parlerò poi ancora più avanti, la trama dell'edificio è una trama di rivestimento che è del tutto irregolare, sia nella dimensione che nella disposizione. E questo è anche questo un omaggio a Cézanne, perché Cézanne ha fatto una serie di pitture molto notevoli e molto importanti lavorando nelle cave. Dipingeva le cave, dipingeva queste facciate delle cave che avevano una serie di orientamenti tra di loro diversi e che erano abbastanza interessanti come dire, come elemento di ispirazione. Vediamo quella dopo. Lo spazio di ingresso, che è lo spazio appunto dove c'è l'ingresso principale e dove c'è questa prima parte, ancora quella dopo. Qui lo vedete dall'alto l'insieme. Il panorama che c'è intorno è un panorama naturalmente molto difficile perché noi siamo al limite della città storica già ricostruita e di là c'è invece tutta la periferia.
è una città anche Aix-en-Provence ha avuto adesso un 110-120 milioni, 120 mila abitanti circa. Ha avuto un grande sviluppo qua alla fine della guerra d'Algeria perché moltissimi degli algerini, dei francesi tornati, si sono fermati nel sud della Francia, a Marsiglia e moltissimi a Aix-en-Provence. E poi ha avuto un grande sviluppo anche dal punto di vista dell'università, perché l'università è molto importante. Sono personaggi come Pierre Gros, come Duby, che è stato anche lui uno dei professori, adesso non esiste più, ma insomma comunque è un'università con una tradizione piuttosto importante. La popolazione giovane degli universitari è una popolazione rilevante, sono circa 40.000 universitari su 110.000 persone. Vediamo quella dopo. Questa è la salita dall'altro rovescio. Uno dei terrazzi dove si vede da un lato un sistema che illumina poi naturalmente l'atrio che è sottostante, e là in fondo invece c'è il volume dove ci sono dentro i ristoranti. Questo terrazzo è il terrazzo del ristorante principale. Ecco, questo è il volume visto da dietro, cioè visto dall'ingresso di servizio e dal roundabout dal quale entrano poi i camion, i grandi elementi, diciamo, di servizio della città. Ed è la parte sulla quale naturalmente abbiamo avuto anche più difficoltà a ridurla il più possibile, come dire, a terreno in qualche modo. Vediamo quella successiva. Ecco, una cosa curiosa che abbiamo deciso, forse un po', sei, forse un po' populista, potrebbe essere anche accusato di questo, ma abbiamo scritto i nomi di tutti i muratori, i collaboratori, su tutte le pietre. Allora, su ogni pietra c'è questi nomi. E la gente va lì a riconoscerli, non è brutto, anche se un po', ammetto che sia un po' retorico, va bene, andiamo avanti. Questa è sempre la direzione, il modo di concepire la direzione delle varie superfici. Vediamo quella dopo. Qui siamo all'interno. L'interno poi è abbastanza sorprendente perché l'interno poi invece è un interno molto confortevole, non ha l'aria di essere sotterraneo, per niente, per nulla. L'interno è abbastanza grande, questa è la parte di atrio, proprio, questa è quella che voi vedete, la porta che voi vedete là su quel spazio circolare di cui parlavo prima. Poi, ecco, questa è la salita ai vari livelli, ai vari livelli che poi all'interno servono le gallerie. In fondo c'è questo spazio, che è uno spazio dove c'è dell'acqua e è quella luce che voi vedevate dall'esterno. Questa è una delle giorno in cui c'è un po' di gente che va, insomma. L'interno del teatro, questo è un rendering del teatro, ma che corrisponde assolutamente a quello che abbiamo fatto, quindi ve lo faccio anche vedere. Sono circa 1.500 persone, non è un enorme teatro, però è un teatro che ha una bella misura dal punto di vista, diciamo, delle distanze, perché in Francia ci sono delle regole che permettono, diciamo, una maggiore densità per quanto riguarda la parte della platea, e quindi permettono un forte avvicinamento. Tant'è vero che noi abbiamo fatto poi l'esperienza, ho seguito, diciamo, tutte le inaugurazioni, quindi diciamo, le varie persone che in qualche modo hanno interpretato in modi molto diversi. È stata inaugurata da Berliner Ensemble con le Valchirie. È molto curioso perché sia il direttore che diciamo, i rappresentanti dell'orchestra hanno voluto vedere il progetto prima per accettare di andare o meno. Allora, 2 anni prima ero andato con Lesnar a far vedere il progetto e hanno detto sì, che erano d'accordo, che quindi sarebbero venuti. È la prima volta che l'architettura ha qualche importanza nelle decisioni, non capita mai. Vediamo quella dopo. Ecco, questo è invece il vero, con i 3 livelli, molto semplice perché è un sistema in legno che ha delle parti poi assorbenti, delle parti invece che sono riflettenti, fatte in modo che ci sia una grande, discorso che facevo prima, della grande uniformità per quanto riguarda come dire, la ricezione acustica, cosa che non è tanto facile da ottenere perché in generale le posizioni diverse presuppongono, diciamo, diversi tipi di ricezioni. Vediamo quella successiva. Ecco, questo è visto dal teatro, è una delle prove che stavano facendo mentre stavamo finendo di costruire il teatro, anche per vedere qual era la relazione. Beh, si pure avanti. Ecco, questa è una parte che è importante, perché è una parte che è costata anche molta fatica, perché
le esigenze di ciascuno delle persone che fanno le prove sono molto differenziate, perché ci sono quelli che vogliono gli strumenti singoli, ma poi i piccoli gruppi, poi i gruppi più grandi. E la parte delle sale prove è stato un lavoro piuttosto complesso a cui fare riferimento, vediamo quella dopo. Questa è la grande sala prove, cioè la sala prove dove fanno le prove, diciamo, più con l'orchestra deve calcolare che si può arrivare a 120 persone, presso poco, è una dimensione abbastanza normale. Anche qui c'è il grande problema che l'orchestra wagneriana è 120 persone, l'orchestra di Mozart sono 50, 40, quindi c'è una grande scala di diversità. Vediamo quello successivo. Ecco, ci siamo anche una nostra bravissima grafica, Ginette Caron, ha fatto tutta la parte della grafica del teatro che ci è stata affidata, e con un grande successo. Questa è un po' una sintesi, diciamo, dei vari elementi. L'ultima. Ma io non credo che dover fare una conclusione, non c'è nessuna conclusione, si tratta di esprimere un giudizio per vedere se il discorso che ho fatto all'inizio per quanto riguarda i fondamenti, le ragioni per le quali noi abbiamo avuto questo tipo di approccio al teatro, si sono così in qualche modo risolte positivamente, con una certa, diciamo, relazione tra l'autonomia, diciamo, che noi abbiamo, l'eteronomia, che naturalmente è costituita dalle condizioni, ma questo è un giudizio che darete voi. Grazie.